Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Ci sono dei temi di cui parliamo con difficoltà in classe, che abbiamo un certo timore ad affrontare o che non affrontiamo affatto perché sono degli argomenti che consideriamo in qualche modo tabù perché potrebbero urtare la sensibilità dei nostri studenti? Massimiliano Governi, in questo bellissimo, breve ma intenso libro La Casa Blu, ne affronta uno. Ne affronta uno che tutti noi qui in Italia abbiamo affrontato negli ultimi tempi, che ha occupato le prime pagine dei giornali, i titoli dei TG nazionali, un tema divisivo che ha diviso infatti appunto l'Italia in due. Sto parlando del tema del suicidio assistito o dell'eutanasia attiva, come volete. In questo breve romanzo, Massimiliano Governi ci racconta la storia di un papà che è un giornalista, uno scrittore abbastanza noto, che chiede al figlio di accompagnarlo in questo viaggio tra l'Italia e la Svizzera, in cui dovrà andare a realizzare un reportage appunto nella Casa Blu, la Casa Blu che poi alla fine è una clinica specializzata per mettere fine alle sofferenze di tante persone. Questo viaggio, quindi questo papà che ormai scrive poco, che è un po' caduto in depressione per via del rapporto con la moglie che si sta esaurendo, con questo adolescente che rifiuta ormai l'autorità paterna, questo viaggio serve per riscoprirsi e per affrontare un tema complesso, difficile. Che gente ci va in questa clinica? Persone che non ce la fanno più, malati terminali, anche depressi che soffrono troppo. E i medici cosa gli danno da bere? Un cocktail di farmaci? Non un cocktail, ma un potente barbiturico. Una fiata di pentobarbital di sodio diluita in 20 centilitri d'acqua. E dopo quanto muoiono? 2 minuti arriva il sonno. Come i cani dal veterinario, immagino. Però i cani non si possono suicidare, le persone sì. Perché un malato di SLA, con le poche energie rimaste, non arriva fino alla finestra e non si schianta giù? Perché è un suicidio senza dignità. Ma. Quindi, come vedete, La Casa Blu è un libro che, se volete, se trovate la forza e le parole giuste, potrete utilizzare per discutere con i vostri alunni, già grandetti, 17, 18 anni, direi, insomma, hanno la possibilità, insomma, di affrontare un argomento del genere. La Casa Blu certamente è uno strumento importante per voi. Mi raccomando, veniteci a trovare sempre sui nostri sul nostro sito e sui nostri canali social.